solo un shock e confusione, sarà l'effetto di una rara emozione, lauda su una frase non è più cosa mia, con un aspetto di me la portata via, scusami se vuoi, un istante prima che da me, sia distante, scusami. Cattura i miei occhi e le mie speranze, forse è un invito timido-indigiante, io spero solo di farsi ripulente, scusami se vuoi, un istante prima che da me, sia distante, scusami ora. Bravi Fenisia, insomma avete fatto tremare il palco anche dietro le quinte, devo dire. Allora, giuria, come sono andati? Partiamo da Fernando. Oh, il batterista non parla ma mena, è l'unico a cui non hai chiesto da dove veniva. È vero, lo vedevo dietro le quinte che insomma aveva tanta energia, bravo insomma anche a lui, ma che consiglio da dargli? Beh, il brano va benissimo così, hanno anche una bella immagine sul palco, hanno questi interplay, due assoli di chitarra che si sentono raramente ormai, cioè nel senso che di solito se ne fa uno, ma il pezzo bravo, c'è poco da dire, è rock, ci hanno spettinato anche loro a suo giro e quindi va benissimo. Gianni? Spettinato insomma, dai. No, brevissimi. Che cattivo che sei. Siete un motivo per dire che il rock si può fare anche in italiano e questo mi fa molto piacere. Poi hard rock, perché io lo definirei veramente hard rock, questo ben fatto, devo dire costruito molto bene anche nella stesura, probabilmente i due assoli io difficilmente li digerisco in un brano, perché invece in questo caso devo dire che ci stava tutto, forse per come era costruito il brano, direi soprattutto, e bello anche diciamo le frasi di chitarra su cui avete costruito anche tutto il brano, direi per quanto mi riguarda che insomma ci sono tutti gli ingredienti per poter essere SanremoRock secondo me. Grazie, grazie anche a te Gianni. Andrea, tu sei d'accordo su quanto detto da Gianni sugli assoli? Assolutamente sì, due assoli era una bella sfida. Poi a me ha colpito tantissimo il fatto che avevate questo groove molto layback, chitarre, batteria, mi piaceva molto, cioè questo 2-4 spostato, mi ha colpito, bello sentirlo, ma questi sono i pregi di suonare una band, insomma, quindi SanremoRock al 100%. Ecco, qualche consiglio da dare ai ragazzi? Ma hanno portato un brano hard rock in italiano, si sono esibiti benissimo, hanno una presenza molto bella, che gli vuoi dire? Continuate così, la strada è giusta. Roby, come ti sono sembrati? Ma io direi solo cose positive, cioè i suoni erano molto belli, precisi, il leader è veramente carismatico, cioè gli occhi andavano sempre lì e quindi complimenti, siete molto, molto bravi. Grazie mille, allora direi che insomma dalla giuria un giudizio molto positivo, grazie come sempre, grazie anche a voi e in bocca al lupo. Grazie ragazzi.